Buongiorno e ben ritrovati. Come anticipato nelle scorse settimane, prende il via da oggi l'appuntamento con l'Osservatorio dei consumi online, nato dalla collaborazione tra Indezone e Markup. Indezone è una società specializzata in consulenza Amazon dal 2017. Ogni mese affronteremo le tematiche specifiche di un settore per mettere in evidenza le tendenze, le preferenze dei consumatori e le evoluzioni del mercato. Il primo mercato che vogliamo analizzare insieme a voi è il mercato degli alcolici. In una recente indagine, il Sole 24 Ore ha messo in evidenza come il settore enologico ha sofferto un grave danno dalle chiusure causate dalla pandemia. Infatti, circa il 30% delle vendite di vino si registravano nei consumi fuori casa. Secondo l'Unione Italiana Vini, vengono consumati circa 70 milioni di ettolitri di vino l'anno per un giro d'affari di 2,8 miliardi. È quindi molto importante per le aziende di questo settore avviare delle contromisure che permettano di aprire nuovi scenari di mercato ed opportunità nuove attraverso le piattaforme online. A confermare le condizioni mutate di consumo ed acquisto, nello scorso mese di ottobre, l'Osservatorio Multicanalità del Politecnico di Milano ha evidenziato come alla voce Food and Beverage at Home abbiamo riscontrato quello che è stato il più alto incremento di consumi, con una crescita spinta prevalentemente dal driver comodità. Questa crescita del più 27% è stata infatti guidata prevalentemente da un 45% proprio dalla voce comodità-tempo, confrontato a quello del 34% destinato alla convenienza e un restante 20% dalla voce assortimento. Guardando all'estero, vediamo come il Wine Intelligence Global Wine E-commerce ha evidenziato negli Stati Uniti, il più grande mercato del mondo, solo il 29% dei consumatori abituali ha acquistato vino online negli ultimi mesi, ma c'è un sentimento di volontà di rivolgersi al web che registra un dato molto interessante pari al 58%. Queste percentuali trovano corrispondenza nel mercato tedesco e a tendere anche su tutto il mercato europeo, sintomo di una grande rilevanza per quello che è tutto il comparto dell'online. Va detto che già prima della situazione pandemica era apparso evidente come il binomio e-commerce-vino fosse molto forte, tant'è che molte case vinicole avevano aperto dei propri canali e-commerce ed Amazon stessa nel 2019 aveva lanciato una propria etichetta di vini. Dall'analisi condotta in piattaforma relativamente alle keyword più ricercate in termini di conversione all'interno dell'ultimo trimestre del 2020, la classifica vede come le parole legate al mondo del comparto alcolico risiedono all'interno del primo 5% di tutti i termini monitorati da Amazon. Alcuni esempi: la parola gin ha occupato la 530esima posizione, la parola champagne 691esima, la parola vino rosso la 1823esima posizione. La curva di interesse dei prodotti legati alla stagionalità, da ricorrenza e prevedibilmente fortemente condizionata dai momenti di stagionalità legati alle feste, e quindi questo grafico è fortemente condizionato da quello che è stata la ricerca legata alla stagionalità del Natale. Tuttavia, nel comparto vini, le ricerche legate al vino bianco e al vino rosso, quindi prodotti da consumo quotidiano, mettono in evidenza un trend lineare e continuativo e rappresentano nel complesso il 49% delle ricerche. Anche il segmento degli spirit mostra un andamento costante durante l'arco dell'anno. Ad esempio, nel primo trimestre del 2021 le keyword correlate a questo segmento si sono confermate stabili per classifica di frequenza di ricerca, con però momenti di massima attenzione nel periodo estivo, legandone il consumo alla preparazione dei cocktail. La presenza di produttori in piattaforma è molto ampia e lo è altrettanto la possibilità di soddisfare le ricerche degli acquirenti. Basti pensare che una ricerca generica vino rosso in piattaforma restituisce oltre 20.000 risultati, che vanno dai prodotti più venduti, ad esempio i box 6 bottiglie, alle cassette regalo. Richiamando la parola whisky, emergono invece ben 5.000 voci. Questo sta a significare come il comparto alcolici in generale richiami moltissima attenzione da parte degli utenti. Come abbiamo già avuto occasione di commentare, l'online
Amazon in particolare non è solo un canale d'acquisto, ma è anche uno spazio da dedicare alla comunicazione, al marketing, al confronto, all'educazione, dove diventa fondamentale un approccio full funnel per avvicinare il consumatore. I principali brand che hanno saputo cogliere ed interpretare questa opportunità hanno conferito ad Amazon un ruolo centrale nella comunicazione con i propri consumatori e sono risultati vincenti. Citiamo ad esempio, senza nominarlo, un noto produttore di spirits ha raggiunto tra marzo 2020 e febbraio 2021 un aumento del volume di vendite del 300%. Le strategie che hanno avuto maggiore successo vedono affiancata la creazione di store di brand, vere e proprie vetrine di prodotto, ma soprattutto luoghi per il posizionamento e lo storytelling di marca, alla gestione di un advertising tattico in piattaforma volto ad intercettare le ricerche dei consumatori e ad anticipare i picchi di volume di traffico. Possiamo quindi concludere che anche per questo particolare settore la presenza su Amazon è imprescindibile per quei brand che vogliono rimanere al passo con i tempi e sfruttare le potenzialità del mercato online. Nel caso specifico degli alcolici, però, è importante ricordare che è necessario rispettare le regolamentazioni legate all'età degli acquirenti e che anche la comunicazione advertising è soggetta a restrizioni di fascia oraria e alla presenza del disclaimer bevi responsabilmente. Ancora grazie per aver seguito questo approfondimento dell'Osservatorio Online realizzato in collaborazione tra InDesign e Markup e vi invito, se avrete voglia, a seguirci in un prossimo approfondimento che verrà dedicato al mondo del pet food. Ancora grazie e a presto!